Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi cucineremo un grande classico della cucina italiana, la torta pasqualina. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 450 g di farina zero, 80 g di burro, 2 uova, 50 g di acqua e un pizzico di sale. Questi sono gli ingredienti che ci serviranno per l'impasto. Per il ripieno ci serviranno 600 g di bieta già lessata, 4 o 6 uova a piacere, 500 g di ricotta di pecora, 2 sficchi di aglio, olio, pepe nero, bianco e del sale. Mettiamoci subito a cucinare. In questa ampia padella ho aggiunto 2 cucchiai abbondanti di olio d'oliva con l'aglio, lasciato intero perché io poi vado ad eliminarlo. È già arrivata a temperatura, l'aglio è ben dorato, andiamo ad aggiungere la bieta. Un pizzico di sale e ripassiamola per circa una decina di minuti. Dovrà asciugarsi bene l'acqua di cottura. Io l'ho lasciata scolare tutta una notte intera, ma comunque non è bastato. Una volta ben asciugata l'acqua di cottura e passati circa 10 minuti, tanto ci vorranno massimo 10 minuti, trasferitele in un piatto e lasciatele intiepidire in una ciotola. A dopo! Occupiamoci ora dell'impasto. In questa ciotola andiamo ad aggiungere il sale, facciamo un bel buco al centro, andiamo a rompere le 2 uova, iniziamo ad impastare e poi andiamo ad aggiungere il burro e l'acqua tiepida. Facciamo assorbire quanto più possiamo le uova alla farina e ora andiamo ad aggiungere il burro fuso, l'acqua poco alla volta, mi raccomando. E continuate a lavorare così l'impasto fino a ottenere un impasto bello liscio e omogeneo. Eccoci qui, il panetto è stato lavorato, lo rimetto nella stessa ciotola dove c'era la farina a riposare per una mezz'oretta a temperatura ambiente. Ci vediamo dopo, riscaldate il forno a 180 gradi e prepariamo la torta pasqualina. Ho steso 3/4 dell'impasto con il mattarello molto molto finemente, aiutandomi anche con un poco di farina se si attaccava al piano di lavoro. L'ho adagiato in uno stampo con cerniera sul cui fondo ho messo della carta forno e l'ho oleato tutto attorno, compreso il fondo della carta forno. Lo lasciamo un attimo da parte, ora dedichiamoci alla bieta che si è completamente raffreddata, andiamo a unire la ricotta di pecora e la lavoriamo qualche minuto con la ricotta, un pizzico di sale ancora e del pepe. Stendiamola bene all'interno della nostra torta, del nostro impasto. Cercate di livellare bene quanto meglio potete. E ora, in base a quanto siete golosi, aggiungete 4 o 6 uova facendo un leggero buco all'interno con il cucchiaio. Andiamo ad adagiare il primo uovo. Le uova sono state tutte aggiunte, lo lascio un attimo da parte e mi dedico a stendere adesso il coperchio della nostra torta pasqualina. Per ricapitolare, ho fatto gli altri 3 buchi, abbiamo aggiunto le altre 3 rimanenti uova per un totale di 4. Ho steso il coperchio della torta pasqualina, l'ho adagiato sulla superficie, sono andata a rifinire, a chiudere e a rifinire i bordi. Ora non resta che fare un piccolo taglietto sulla superficie con un coltello.
coltello ben affilato e questa torta pasqualina va già in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti. Ci vediamo dopo, io vado ad apparecchiare la tavola. Eccoci qui, la nostra torta pasqualina ha cotto in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti. Io l'andrò a tagliare fra poco da servire a tavola, ma l'ho fatta raffreddare completamente prima. Il giorno dopo, che ve lo dico a fare, è ancora più buona. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, non perdetevi tutte le altre buonissime ricette che ci sono sul canale. Ci vediamo domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.